silenziati. Oggi andremo ad aprire per la prima volta sul canale il McDonald's. Sì, perché McDonald's ha di nuovo messo le carte Pokémon come sorpresa degli Happy Meal. Ah. Noi abbiamo già preso un po' di carte. Facciamo vedere un po' le carte che già abbiamo trovato. Okay. Questa è la... sono quelle che abbiamo. Abbiamo le Eddie, Rowlet Reverse, Growlithe Reverse, Victini Reverse, Lapras. Sì, sì, tu le conosci, capisco che tu le conosci, però io penso che la gente vorrebbe magari anche vederle. Questo è il Rowlet, qui abbiamo il Growlithe, qui abbiamo il Victini, molto bello. Queste sono quelle Holo. Poi c'è il Lapras, cioè abbiamo dato anche Pikachu Holo. Qualche carta ancora ci manca, come vedete. Ci manca una. Sono artwork già note tutte quanti. Amico. Tranne le holo che non erano. Però facciamo vedere anche, magari da questa, il loghetto nuovo che McDonald's ha messo. Così. Che secondo me è simile al ragno glaciale. Forse così lo vedete meglio. Papà dice di no, ma secondo me è simile al ragno glaciale. Insomma, questo è quanto. Adesso, oggi, noi proviamo a trovare intanto Glossifer che ci manca. Facciamo vedere quali sono le scatoline. Abbiamo noi abbiamo trovato quella di Growlithe, Victini, Pikachu, Glossifleur e Rowlet. Ok, allora prendilo e facciamo vedere. All'interno c'è anche un giochino. Intanto noi oggi apriremo, iniziamo un Victini e un Rowlet e poi continuiamo a... No, un altro. Ne abbiamo ancora altre da aprire. Ma manca un Rowlet per me. Vuoi un altro Rowlet? Sì. Questo va bene. Ok, vediamo, cerchiamo di completare la collezione. Ok. Va bene. Io ne aprivo così. Inizi tu, fai vedere pure che cosa troviamo all'interno. Nel frattempo avvicino un poco la telecamera. Non si deve fare un trick, ma io lo faccio. Perché la holo dovrebbe essere la prima, ma io la metto ultima. Se tu lo apri bene e fai il trick, così la holo la vediamo per sorpresa alla fine. Vabbè, questo è il cosino per le regole del giochino. Sì, perché c'è un gioco a battaglia con un numero di carte inferiore, anziché le carte dei mazzi normali alla 60. Qua sono le spiegazioni per fare questo gioco. E qui c'è la Pokéball. Questa è una Pokéball con Rowlet, molto bella. E qua c'è il disegnino di Rowlet, molto figo. Ecco il pacchetto con Pikachu, molto carino. Vediamo, non lo posso continuato. Aprire bene, ho capito. Vediamo se sia fortunato. Per me è difficile aprirlo bene, ho capito. Scusate un attimo, interruzione. Io vorrei trovare il Pikachu normale, però pure. Perché è molto bello. Trick, la prima la mettiamo sopra, che dovrebbe essere la holo. Speriamo. Cinchu, Fluffy, Cutiefly, Al primo colpo abbiamo trovato la holo di Glossifleur, che era quella che ci mancava. Guardate che bella. Bravo, bravo, bravo. Vuoi continuare? Se sì. Non trovo qualche carta. Lo devo aprire bene questo. Riuscirai a aprirlo bene? Spero, spero, spero di sì. Nel frattempo possiamo annunciare che nelle prossime ore faremo anche un video per aprire i kit di sfida strategica. Di quale? Della nuova espansione di Pokémon Scudo e Spada, che si chiama Tempesta Argentata. Tempesta Argentata. Non ce l'ho fatta molto bene. L'ho aperto meglio che potevo, però. No, piano, piano. L'ho aperto abbastanza bene. Ok. Altro Rowlet, va bene, veloce. Le altre regole. Il pacchetto. Speriamo, io vado ora Glossifleur normale. Ah, sì? Allora la mettiamo sopra. Ora le carte normali ce le abbiamo tutte. Tutte le abbiamo già. No, normali in teoria no. Abbiamo holo o normali. Ci manca Dynamo, Fluffy di nuovo, Dynamo di nuovo, The World. Pikachu! Bellissimo! Che bello! Veramente bello Pikachu! Un Pikachu reverse doppione. E vabbè, doppione, era sempre bello trovare Pikachu. È bellissimo. Quindi apriamo adesso con i dittini, che è molto bello. Questo secondo me ci aprire. Questa è l'aperta! Bravo, lo ci aprire bene questo. E allora, vediamo se ha questo. Questo va per un altro colore. Ma guardate! Che bella la sapa che è così Bittini. Mi hanno fatto morire. Molto carino. Poi questo qui. Ma mettono tutto blu. Ma il bello è che lui non è acqua. È fuoco. Ah. Perché
Se mettono tutto blu non si capisce. Vediamo che trovi nel vicino pacco. No, so qual è. Ah, perché l'hai aperto vedendo? Sì, pensavo. Però che i nostri amici non l'hanno visto. Mi sa di sì. Sì? Tu sei l'unico. E ti dico che è doppione. È doppione? Lady! Di nuovo, Fluffy. Chi ti fai, eh? Guarda bene, Smeargle allora. Smeargle, di nuovo pure questa doppione. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a aprire pacchetti di McDonald's? Sì, sì, sì. Apro io pure gli altri? Sì. Va bene, allora li apriamo pure tutti quelli che abbiamo, li apriamo. Io vi apro oggi altri due Rowlet e un... Però io, siccome, diciamo, voglio... Tu non sei molto bravo. Secondo me sono quattro carte. Faccio una cosa. Esco su tanti pacchetti e li apro tutti io uno dopo l'altro i pacchetti, così magari li vediamo. Ah, sai cosa puoi fare? Tutte le carte le metti sopra. Prima prendi tutte le ore che sarebbero le prime, le metti qui e le tre ore le metti sopra. Ah, così facciamo per la fine le tre ore uno dopo l'altra? Sì. Sì. Va bene, possiamo fare così. Sì. Non l'abbiamo detto perché tutti quanti lo sanno, l'abbiamo detto. Queste sono le sorprese che si trovano adesso alla McDonald's. Se uno ordina il l'Happy Meal, qualunque tipo di Happy Meal, uno ordini, trova, diciamo, questo pacchetto. Questo non a meno che non prende quella sorpresa che gli potrebbe capitare un altro. Non ho capito. C'è anche lui dalla sorpresa. No, questa è la sorpresa, poi c'è il libro, se vuoi. La sorpresa per adesso è questa. Ok, e allora noi abbiamo, naturalmente McDonald's non ci sponsorizza questo video, non è un problema. Apriamo questi tre pacchetti. Quindi abbiamo detto non devo fare vedere il dietro perché si vede subito la carta. O potrebbe essere anche davanti, non lo so. Ok, sì. Questo è uno. Aspetta un attimo che qua c'è un problemino. Ok. Qua apriamo. E poi ti devi ricordare di prendere la prima e metterla sopra. Sì, sì. Me lo ricordo. Due. Ok. Qua apriamo. Il terzo. Il terzo e ultimo pacchetto della giornata che poi è il sesto. In realtà perché tu ne hai aperti altri tre. E poi non sono dei pacchetti. Sono pacchetti con quattro carte, perché abbiamo detto che il gioco che loro fanno è... Quindi questa è la Holo. No, questa è la Holo. Ah, scusami, bravo, hai fatto bene. Questa è la Holo. Questa è la Holo. E questa è la Holo. Metto le Holo da tre qua alla fine e lo giriamo. E vediamo un po'. Abbiamo tante carte doppioni, naturalmente. Tutte. Dynamo, Drampa. Le prime tutte. Pangoro, Dynamo, Lapras, che forse non avevamo ancora visto con l'allenatore lì, che è Melania. Sì. Beware, e poi abbiamo Dynamo, terza volta, Drampa di nuovo, e Pangoro. Adesso abbiamo le tre Holo, vediamo un po' se siamo fortunati con le Holo. Abbiamo Victini, no, Growlithe, che oggi non è uscita. Poi abbiamo... Non ci Victini! Growlithe! Victini! Ah, ma che cos'ha qua? Che cos'ha qua? C'è una cosa rossa. Sì, c'è un po' di colore rosso lì. Ora facciamo vedere l'ultima e la facciamo rivedere. Rowlithe! Scusa. Fantastiche Holo! C'è un cosino. Sì, effettivamente Victini ha un puntino di colore rosso. Va bene, cosa che cambiano nella stampa. Ok. Perfetto, va bene. Dai. Vi ringraziamo per averci guardato. E grazie di averci fatto trovare il Gossiflarolo. Ah, vero, il primo pacchetto. Grazie, grazie. Ciao a tutti. Ciao.